capitolo 4 è arrivato e con lui sono arrivati anche tutti i nuovi boss mitici con le loro armi. Il capitolo è fighissimo, quindi mi raccomando, lascia un mi piace adesso se vuoi anche tu utilizzare tutte le armi mitiche su Fortnite. Non si tratta di armi mitiche, ma di una nuova arma. Il primo oggetto che vi voglio mostrare di questa nuova season è assolutamente questa bacca. Si chiama bacca schiaffosa e non ho idea di quello che fa. Vediamo un po'. Ok, ci dà del boost infinito e della cura. Bella, mi piace. Non perdiamo tempo però, perché per arrivare al primo boss bisognerà arrivare alla cittadella, questa struttura qui che ricorda molto l'agenzia. All'interno di questa struttura infatti potremmo trovare il nostro primo boss di questa season. E attenzione, perché non è finita qua. Questo boss, oltre ad essere fighissimo e fortissimo, ci dropperà anche un'arma mitica. Ok, però dobbiamo cercarlo adesso. L'importante è trovarlo, ragazzi, e non farci uccidere, ovviamente. Non so quanto sarà facile trovarlo, ma noi ci proviamo. Allora, innanzitutto iniziamo col entrare in questo posto e cercarlo, ragazzi. Sarà complicato, perché è molto molto grande come posto. Ok, potrebbe essere da tutte le parti, raga, quindi dobbiamo cercarlo bene. Proviamo a vedere se lo vediamo dall'alto. Ok, dall'alto non sembra esserci per adesso. Eccolo, raga, l'abbiamo trovato. Spariamogli. Ok, spariamo 100, perfetto. Ok, sembra avere un'arma mitica. Ragazzi, sembra avere un'arma mitica, attenzione. Spariamogli con lo Scar, ok, perfetto. Ah, ci sta sparando, non va bene. Dobbiamo farlo fuori a tutti i costi, raga. Esce, ok, scendiamo. Dov'è il testa di non si dice? Dov'è? Eccolo qua dentro. Ok, sì, mi ricorda proprio l'agenzia sto posto, raga, uguale. Dove cavolo è andato? Ragazzi, è sceso sotto. Perfetto, si è incastrato lì, gli possiamo fare un danno incredibile. Perfetto, l'abbiamo danneggiato, oddio, sto esplodendo. Calmi ragazzi, ce la posso fare, posso distruggere questo primo boss. Mi raccomando, lasciate un mi piace se volete un nuovo video su questo capitolo di Fortnite che è spettacolare. Ok, proviamo un nuovo pompa, bello. Ok, costruiamo con calma. Abbiamo pochissimi colpi, ragazzi, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Spariamogli, dov'è? Ok, via. Ok, perfetto, ho pochissima vita, ragazzi. No, ti prego, ho pochissima vita, raga, ce la devo fare, sì, ucciso. E abbiamo un'arma mitica ufficialmente, ragazzi. Ed è lo sparaspade che esplodono. Figo, molto figo, ragazzi. Prima arma mitica di oggi sbloccata. Non vedevo l'ora di uccidere questo boss, perché nel video scorso non lo trovavo. Invece oggi siamo riusciti a trovarlo. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di queste armi mitiche del capitolo 4, perché secondo me sono fantastiche, sono equilibrate, è tornato lo Scar. Certo, questo martello ancora devo capire bene come funziona, però direi molto molto bello da usare. Potete fare un sacco di acrobazie strane e fare cose, quindi mi piace. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa prima arma mitica, del primo boss che abbiamo visto e della prima zona epica. Raga, questa zona è epica, non mitica, epica. Per il prossimo boss invece bisogna venire in questa zona. Allora, non si tratta proprio di un boss, ma è uno di quegli NPC che ti dà delle armi esotiche. E ovviamente le armi esotiche a noi ci dispiacciono? Beh, assolutamente no. Quindi andiamo subito a vedere di chi si tratta e che cosa ci offre in cambio di oro. Allora, innanzitutto bisogna andare a Piazza Incudine, questa zona qua, un nuovo luogo molto molto carino, una zona medievale direi a quanto pare, in cui c'è quell'NPC lì. Adesso lo andiamo subito a salutare, vediamo che cosa ci offre, ragazzi. Vi ricordo ovviamente di lasciare un pollice in su in questo certo momento. E questa, se non sbaglio, è una skin che noi non abbiamo mai visto. Cioè, noi il Surburger non l'abbiamo mai visto. Salve signor Surburger, sugli attenti. Ok, vediamo subito che cosa ci offre però il primo boss. Andiamo a vedere subito, ci dà la dub esotica, quindi la doppietta ci dà, non so come si chiama la doppietta, penso di sì, non lo so. Quest'arma qui che ci permette di volare, tipo una roba del genere. Comunque, per un esperimento io proverei comunque ad ucciderlo per vedere che arma ci droppa, ragazzi. Sono troppo curioso. Proviamo anche l'arco, ragazzi, mamma mia che spettacolo. 187, spariamogli, boom. Ok, lo stiamo facendo fuori? Perfetto, fatto fuori e no. Purtroppo non ci dà la sua arma esotica, ma ci dà una semplice arma bianca, quindi un'arma comune. Lo so, ragazzi, mi dispiace, non possiamo fare i furbi e non pagare l'oro.
Prendiamo una moto e facciamoci una passeggiata verso il prossimo boss, o meglio, i prossimi due boss. Più che boss, sono degli scagnozzi. Sicuramente molti di voi se li ricorderanno. Sto parlando degli scagnozzi di Mida, che ci perseguitano ormai da tantissimo tempo. Dovete sapere che sono ancora in vita. Non si sa come, non si sa perché, ma sono riusciti a sopravvivere all'evento finale e li troviamo in qualche posto del genere. Dovrebbero essere in un lago ghiacciato, ragazzi, e questo mi sembra proprio un lago ghiacciato. Adesso non so se sono proprio qui, ma in teoria da qualche parte dovremmo trovarli. Facciamoci una bella passeggiata su questo lago fighissimo ghiacciato, ragazzi. E chi è quello? Chi è? Non è quello che cerchiamo, però va bene lo stesso. Un altro mini boss. Ok, si scivola sul ghiaccio, bene. Vediamo un po' chi è. Pesce secco congelato che ci offre. Ok, le cura bomba esotiche. Bello, anche questo è importante da sapere, perché comunque le cura bomba esotiche sono molto utili. Quindi se vi servono si trova in questo laghetto, esattamente qui sopra. Dirigiamoci al prossimo lago in caso i due scagnozzi si trovino lì. Quindi io vado, mi giro tutti i laghi ghiacciati che ci sono alla ricerca dei miei scagnozzi preferiti. Sono qui? No, quello è un cinghiale. Va bene lo stesso, credo. Dai, li troviamo. Quella roba è comparsa adesso. Ragazzi, è comparso un dinosauro. Io non mi faccio domande. Questa stagione è molto strana, ragazzi. Io non mi faccio domande. Non sembrano essere nemmeno in questo lago gli scagnozzi. Sono sicuro che prima o poi li troverò, quindi non vi preoccupate che li cercheremo, raga. Qui tra l'altro c'è Pinnacoli Pendenti tutta congelata. Che figata, raga. Io ve lo dico, da quello che ho visto i due scagnozzi dovrebbero essere circa in questo lago qui. Però purtroppo non sembrano essere comparsi in questa partita. Non so se c'è una partita in cui compaiono e una no, ma io vi assicuro che ho visto una foto dei due scagnozzi. Guardate qua, ragazzi, infatti questa foto che fa vedere i due scagnozzi esattamente in questa posizione. Quindi a meno che non sono pazzo e chi ha postato questa foto è un pazzo, i due scagnozzi dovrebbero essere proprio in questo lago. Solamente che mi sa che al posto di quei scagnozzi è comparso un dinosauro, a quanto pare, ragazzi. Magari ne spawna uno diverso ogni partita, non lo so. Sentite, questa season è molto strana, quindi c'è da capirla ancora. Però in teoria dovrebbe essere tornati appunto i due scagnozzi che tanto abbiamo amato. Se qualcuno di voi li trova, ovviamente fatemelo sapere all'interno dei commenti, ragazzi, perché voglio trovarli anche io, mi raccomando. Detto questo, non ci resta che aspettare nuovi boss mitici sulla mappa e nuove armi mitiche. Per adesso quello che sappiamo è questo. Aspettiamo anche Hulk, che abbiamo visto all'interno del trailer, anche se non sappiamo minimamente se sarà all'interno del gioco come boss o semplicemente come skin. Non ne abbiamo la minima idea, ragazzi. Ragazzi, piccolo dettaglio prima che andiamo. Ovviamente oltre a questi boss mitici ci sono anche delle fenditure proprio come questa, che compaiono a caso all'interno del gioco e spawnano gente a caso, spawnano cose totalmente a caso. In questo caso ci ha spawnato della gente che deve andare al bagno. Non capisco questa roba, ragazzi. Non la capisco. Dove ci porta? Ragazzi, sono spawnato dall'altra parte della mappa senza motivo. Ma che figata è questa season? Ma che figata, raga. Dai, davvero molto figa. Cioè, non potete dire niente. Questa è la stagione più bella in assoluto del capitolo 2 e del capitolo 3, secondo me. Hanno fatto un lavorone, quindi si merita un mi piace questo video e merita un mi piace Fortnite. Fatemi sapere se tornerete a giocare, se avevate smesso, e se continuerete a giocare, se invece già lo stavate facendo. Io tra l'altro ho paura che qui ci sia un altro boss, ragazzi. Adesso non ne ho la minima idea, ma controlliamo. Più che altro perché ormai stiamo controllando dappertutto. Vi ho fatto vedere quelli che avevo trovato, ma qui non ci sono mai stato. Quindi siccome ci sono delle statue, magari troviamo anche un boss, raga, non si sa mai. No, però non sembra esserci nessuno, ragazzi. A parte questa spaccatura che ci fa vedere il faro. Forse qui c'era qualcuno di molto importante che è fuggito. Ok, inizia a infittirsi un po' la situazione, ragazzi. Inizia a farsi grande questo mistero. Chissà se questo posto in futuro non conterrà un boss mitico che magari è scappato da qua. Non lo sapremo mai, probabilmente. Però che figata, ragazzi, vi giuro. È troppo, troppo bello questo capitolo. Detto questo, ci vediamo domani in un nuovissimo video. Mi raccomando, codice LoloVol all'interno del negozio oggetti. Ricordatelo, clicca accetta, condividi il video con tutti i tuoi amici e ovviamente fammi sapere cosa ne pensi di questi boss. Un salutone a tutti e ciao ciao.